Oggi siamo qui a questo presidio lanciato dall'USB per denunciare questo fatto che è giustamente passato alle cronache, una lavoratrice, una ragazza che è stata barbaramente pestata dal suo datore di lavoro perché semplicemente chiedeva di essere pagata per il lavoro svolto qui al ristorante dove siamo adesso. È un fatto gravissimo che purtroppo dimostra quello che già si vede e non si vede soprattutto tutti i giorni, ovvero lo sfruttamento e l'arroganza anche di tanti datori di lavoro, di tanti imprenditori che però balzano alle cronache spesso perché appunto si lamentano del fatto che manchino giovani, manchino lavoratori per il reddito di cittadinanza, a quanto dicono. La verità è che noi vediamo è che nessuno giustamente accetta di vivere in queste condizioni, di lavorare sotto ricatto e di veder calpestata la propria dignità e si parla tanto di sicurezza, ma noi qui non vediamo invece la sicurezza negata dei lavoratori. Beh, diciamo che noi siamo solidali con tutti i lavoratori in questo periodo perché non è la prima manifestazione che facciamo, come dire, in questo contesto lavorativo. Abbiamo già fatto la settimana scorsa pure sul corso qua a Soverato, con una buona riuscita. Il problema è che noi denunciamo da anni questo sfruttamento dei lavoratori. Adesso emerge con forza quello che noi stiamo denunciando, no? Noi pensate che dopo che abbiamo lanciato la campagna, quando è stato un mese fa, abbiamo 141 denunce che ci arrivano. Lo dicevo prima, da San Nicola Arcella a Melito Porto Salvo, gente che denuncia proprio lo sfruttamento che c'è, gente che denuncia. Noi 2 anni fa abbiamo avuto gente che è andata a lavorare in un locale, in una cucina, ed è stato minacciato con la pistola in testa ed è stato cacciato fuori senza soldi. Noi abbiamo vertenze sulla nostra scrivania che fanno impaurire per la gente che non è pagata, ecco perché siamo qua. La ragazza ha avuto sto coraggio fenomenale, spero che sta cosa ribalti sul piano nazionale e troviamo una soluzione, perché noi partiamo dai contratti di lavoro, loro partono da sto fantomatico reddito che non trovano agenda, ma la gente vuole lavorare, non è che si accontenta con 500 euro. Vuole lavorare, vuole spendere 1000 euro.